Ti piace sì? No, no, vado da casa, ragazzi! Baccato, ti vuole parlare un momento? Già così importante, non ce la posso rispondere! Signorina Carmela, si tratta di una cosa delicata! In tutti i modi, non posso dire, bravo! Voce da anziano! Ma pare che Vincenzino corre qualche parecchio! Il posto da prima sta per così potete proprio stare! Cosa aspetti, la porta può correre un parecchio? Madonna, di ciò si tratta? Signorina Carmela, io vi parlo chiaro, purché a me mi sembra piaciuto parlare chiaro. Beh. Vincenzi si sta sciogliendo la brutta casa. E capite, ma di ciò si tratta? Da qualche teglia sta avanti, si butta fuori festa a tornare a chiedere. In me? Con me? Ma da fare no? Signorina Carmela, non ti ci scordate, cara che lì, mi sua. Il papà, ma che sono questo guaglione, Ferdinando? Cosa di guaglione? Ma come? Non ma come Vincenzino? Se permette da sta occhio non può da storia. Scusa, Puccio, ci si dà adesso che monta un po'? Come c'è che andare? Ma c'è che andare a dire una picchia? Non ti una lì, non ti una lì. Sto da sparare che da storia. Signor Ferdinando, voi avete ragione. Ma voi sapete che ha fatto un bello guagnone. Insomma, mosse senza fare nota, ma ha fatto un bello operaio. Oh, quello è un torditore specializzato in tutto. Comunque, caramente. Sì. C'è una porta per mettere lì, già la faccio precetta che ci ho dato. Un spettacolo c'è noto, un pezzo. Io vedete la bella voce, cioè, vedete, c'è di chiodo, Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Ferdinando. Saccheramini, buongiorno. Buongiorno. Un signore ci va a A me? Sì, sì, a te. Sono venuto a farti una preghiera, cavando. E c'è che San Bire. Vincenzino, sono parecchi giorni che ti si putta a fare l'occhio dolce a tornare a chiedere. C'è io che stai facendo caldo. Signor Ferdinando, vi giuro. Non giurare, non giurare. Purché Ferdinando De Russo, quando dice una cosa, il segno che la potete decidere il secondo. Giovanotto, e non è che ti bisogna di parlare, signor. Ma sta dicendo ziante che non mi posso permettere di andare tutta la porta per sindi, che ziante mette la rem e spada la famiglia nostra. Si mette una rem, e c'è tanta rem? C'è tanta rem, ma ti pare no? Sono innumerato andare tutto putignano per la bellezza e l'onestà, è un fiore. Gli viene a voce che si spargia la voce, la sono facciamo con te, ha capito? Ma perché? Che vi ho fatto? Innanana! Innanana! Ma siamo stati, va, ci ha fatto la punta di te. E una sovraschetta lì, ce ne tenevo tre o quattro, ancora due. Andamino con una sovraschetta a pecchia, già con te, con te, ma tu mi senti la nera. Ma so cosa da faccio, su? Signor Ferdinando, io onestamente, non capisco che capisci. E non capisci? Ma tu sia famiglia mai, c'è famiglia? Ma come cosaccio? No, mamma, sembra aspettati con l'autobia. Carmen, mi dispiace, ma vedi che adesso. Quando io, nelle condizioni di Vincenzino, si mette a fiuta con un soro, il segno che per me un rispetto non c'è, io non lo metto tutto. Oh, ma dopo tutto, non è che hai fatto una domanda? Qualche volta mi sono fermato sotto la finestra e ti guardati i lastri. Sì, va a me, guagnone. Lasciamo gli stati di chiacchiera. Senti buoni che facciamo buoni, guardami dei palla da loro, c'è di che ne dava a fare sentire sotto la finestra di Torum, quando il verde è, già era il quartiano, da passa passano tutto quattro d'ora, che potevo arrivare pure a mezzo. Quando va a andare a passare qua, il fanno un pecorino, sono sta a faccia dei spazzanti di cervello, ha capito? Buongiorno, caro me. Fatta a pagare, pulita! Fatta a pagare. Lasciamo per questo. Senza panotti. Il mio padre si va a presacco di molto da fare. Vuoi scudere un po' di poccioletto? Lasciamo manzare, te lasciamo manzare. Sì, te ne già pazzicchiova, bu. Sono tre mesi che stai a bint. Sa pure sapere quali cascio fate qua? Ma insomma, zia, mi vuoi vedere proprio distrutto? E che sei tu come vuoi dare sotto a me? Il mio stato di soggio sta a casa. Ma proprio c'è cosa? Poco di esplorare, poco di molto da fare. Basta zia, prepara la tavola e pulisci tutto e metti in ordine la casa, perché adesso arriva il professore. E continui un coraggio, c'è la bella tua?
Quando cominciamo la tavola, io avrò scelto fatta per convincere per venire tu. E a casa non stiamo onorata di ricevere, non ma come professore. Questo, ma mo su po' tu da casa con il gusto da fare, su po'. Anzi, oggi si mangia. Si mangia? E ci si mangia? Perché è tanto ciò come potevo mignare? Già messo! Oggi si mangia, offre il professore. A posto, a posto, ma va a vedere c'è in buchia tu copiata vuole. Beh, basta, prepara la tavola e pulisci tutto, perché oggi abbiamo il grande onore che viene a casa nostra il grande professore. Si è fatta la volontà del te, si è fatta la volontà del te, dici. Metti la biancheria fine e tutte le posate. Ah, le posate? Ma... che è suo? Do cucchiaio o do cucina? Tu, professore? Ma già squideci! Ma dico che posso fare cucchiaio? Vabbè, non faccio noi. Vuol dire che hanno mangiato tu? Sì, Vincenzi, papà, ma adesso non c'è un buchio che ti ha fatto venire? Eh? Da quando picchiate sti soldi? E me che capotece? Se non c'è la buca di tacca, peghi tutta la buca, non ci siamo dove c'è un bacio! Sacramento, non cominciando con questi bruchi in ambrughi, eh? C'è una cosa buona a potersi! Ma vuole un bruchi in brughi, è un dovrati capadere, no? C'è il capa? Siamo andati alle corse a Taranto, e da siamo trasotti nelle tribù. Ma non certo con parite di un professor che faceva i maschi. E io giravo per le tribù. Scusa, c'è su queste tribù? Le tribù sono i posti dove il pubblico le canta va a guardare le corse dei cavalli. Anzi, che sei proprio ignorante. Scusa, ci dica se questa maschera? Mamma mai, mamma mai! Cutte non ho saputo proprio parlare. Se io avessi avuto un'altra zia, a che son chissà che sarei. La maschera è l'uomo che prende il biglietto. Se come cumbaro professore, così ci ha fatto entrare. Avesto, roba d'ambrughi io, sempre d'ambrughi se fa. Ma come? Io non trovo se andando a fare senza pagare, roba d'ambrughi. E certo non è una cosa regolare, dice zì. In tutti i modi, sti soldi a boccia voda. È l'ingegno del professore, è stata la sua intelligenza. Quello là è un uomo geniale. Quello ha scoperto uno stratagemma, un sistema semplicissimo che serve per guadagnare soldi. Madonna, vabbè che c'è un trallazzo, vabbè che c'è un brutto con lo studiato che tu che... È una cosa da niente, eppure guarda che cervello che ci vuole per pensarci. Io giravo per le tribù, ogni tanto mi fermavo vicino a un signore e gli dicevo, signore, volete un cavallo certo? Là c'è il professore che sa quale cavallo certo che arriva. Allora il signore mi guardava come per dire, lo prendo o non lo prendo? Allora io dicevo, per decidere il professore non vuole niente. Se il cavallo arriva gli date una mangia, ma se non arriva non gli date niente. Ah, c'è se stiamo zizi. Scusi, ma professore, su cavallo ci giuda? Io l'ho sempre detto che la mia disgrazia è stata avere avuto una zia come te. Ma come, non ha capito? Non ha capito. Il professore gli dava il nome di un cavallo. Teodoro, Ciuciù, Bartolomeo. Stavano tutti cavalli. Gli abbiamo dato 8 giocatori, i nomi di 8 cavalli diversi. Io ne ero davanti a forza. Ma come si fa? Ha pensato a tutti i brughi, si ingallato. Ma c'è brughi in brughi. È uno stratagemma geniale. È il cervello del professore che crea il piano come un artista crea il capolavoro. Osti un brughi, tu dico se ne puoi mancare. Beh, io lo fa mancare. Allora. Voglio te dare aiuto giocato il nome che ti aiuto cavallo. Il dopo? Anzi, così tosto. Non cavallo, non va per forza. È arrivato Zorro. Il giocatore che aveva giocato Zorro sembrato un gutto professore. Se l'ha abbracciato, se l'ha baciato. Gli ha detto, professore, non ho parole, sono commosso. Ho vinto 100.000 lire e vengo alle corse da 30 anni e non ho mai vinto una lira. Queste sono 10.000 lire per voi. Con il resto sapete che ne faccio? Voi mi dite quale cavallo arriva alla prossima corsa e io prendo le 90.000 lire e me le gioco tutte sul cavallo che mi dite voi. Anzi, adesso che ci penso, ci voglio mettere un'altra 100.000 lire, così mi rifaccio un po' di tutte le perdite che ho avuto nel passato. E poi appena ho vinto, vi faccio un bel regalo. Gli ho detto, professore, semplice niente. Sì, 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 sì. Tu non conosci il professore? No. Mia zia Carmela
è il professor Edoardo Parascato. I marchesi qua sta a casa, piacere signore. Tanto piace. Ci hanno dato questo, ci hanno dato. Vincenzi, inizia che da questo. Sì, sì. Ah, senti. Vincenzi, costa un pecco da pollarra stu. Dostano do pec e dostano un pec de foie gras. A foie gras? A foie gras. E si mangia? È naturale, quello è un piatto squisito. Io sono delicato di stomaco e ho bisogno di mangiare roba leggera. Dopo questo un pec di vitel tonné. E non c'è sti qua che cosa da rostè? I pucce. E se c'è sti cose strane? Usi come cose di cospesa? Ma come? Quello è vitello tenero, una salsa piccante di tonno e cacchio. Professore, ci dovete copiare io, noi ci abbiamo solo due cucchiai, due porcine, no? Va buona, faccia noi, vuol dire che abbiamo mangiato tutto. Sì. Prima mangiamo il professore, poi dopo, non amore, tu che vediamo ci è. No, no, questa è tutta roba che si può mangiare con le mani. Vincenzino, dassi un pezzo di prosciutto, tu vuoi un poco di prosciutto? E se capa, scordo che la noce. E allora fatti una pagnotta con un poco di prosciutto e un poco di burro. Poco? Poco, pochissimo, se no il burro disgusta. Io la signorina Carmela ci mangiamo un poco di pollo. Di pollo, sì. Un poco di ala alla signorina Carmela e un poco di coscia a me. E a me? Tu non vuoi un pezzo di foie gras? No, io voglio per un po'. Petto o coscia? Coscia, niente petto. Signorina Carmela, assaggiate un po' di insalata russa, sentirete che sapore, che bontà. Ma vedete? Indemine, che si viene proprio dalla rossa. Professore, permettete, lo voglio assaggiare. Io non l'ho mai mangiato. Zia, non lo faccio sempre la spurchiazza. Il burro di Gesù, ve la tende fuori, questo può. Io sono un buon gustaio, me ne sono mangiato di insalata rossa. Signorina Carmel, figuratevi che io avevo 11 milioni e mi sono mangiato tutto. Tutto insalata russa? No, li ho dilapidati, li ho sperperati. Questo capetto che da un cane da buttare. No, ho voluto togliere alla vita tutto quello che è stato di buono. I bei pranzetti, i bei vestiti, i bei cavalli, le belle donne. Ma soprattutto la vita comoda, la vita contemplativa. Ho sempre disprezzato il denaro. Non mi sono mai preoccupato di amministrare quello che avevo. Informatevi. E tenevo certo terra sopra Marchione, che era qualche cosa. Ogni tanto ci andavo lì e mi facevo delle passeggiate lunghissime. Poi mi sedevo a un angolo e me li guardavo. Che albero d'olivo, che vigneto e che vino. Poi una pace, un silenzio. Me ne stavo lì e contemplavo le belle cose che ha fatto Dio. Poi me ne andavo. Se i coloni mi pagavano, prendevo il denaro e me ne andavo. Ma se non mi pagavano, il fatto di andare dai coloni a chiedere il denaro, no. Sto fatto non mi è mai piaciuto. Come vi devo spiegare? Io mi sono sempre disinteressato delle basse cose di questo mondo. E specialmente il denaro. Vincenzi, ricorda che il denaro è una malattia e come tutte le malattie ha i suoi disturbi. E i disturbi del denaro sono l'avarizia e la prodigalità. Io quando ero ricco ero prodigo. Scomparsa la malattia e scomparsa il disturbo. Vincenzi, tu vedi mai avare il povero? Il povero non è mai avaro, gli avari il ricco. Quindi guariamo la malattia e guariremo il disturbo. Scomparsi il denaro, scompare l'avarizia e prodigalità. E l'uomo diventa perfetto. Signorina Carmi, assaggiate un po' di vitel tonné? Ma adesso, raccontate. Solamente a Marchione, guagliù, tenevo certo terra sopra la crucifessa detta Spino Rossino, era una locra da paradiso. Non ci stava una tenda. Poi, Vincenzi, nate venivano con certe carte di mani adesso. Voi siete in arretrato con le tasse, mi dovete dare 250.000 lire. Ma, vuoi vedere? Ma non mi ha messo, potete mettere a pagare le tasse? Vincenzi, guardi per andare all'occhio, Vincenzi. Ma voi sapete ci sono dei? Io sono Edoardo Parascato, dei Marchesi, qua sta a casa. Quando mi tremendo in testa, sto qua stita, sono a giosso, ci hanno dito 50 mali, e spropriamo la proprietà. Vincenzi, ma credo, guardi ben dall'occhio, non battetti ciglio, chinai le spalle, gli dicevo, ma che cacchio vuole farci? Oh, e spropriare la proprietà. Scusate, Marchesi. Ma sta da chiamare l'argomento? Ecco, volevo parlare. Dite, signorina Carmelo, sono a vostra disposizione. Dunque, allora, professore... Scusate, ma come vi chiamate? Marchese o professore?
Ma come volete voi, i ragazzi del quartiere, i conoscenti mi chiamano perché dicono che so tutto, mi chiamano professore. Ma io non so niente. Tutto quello che so è questo, niente. Ma è già qualche cosa? Pur c'è Don Minze, sono cristiano, che non sapono ne manco co. Professore, voi siete troppo modesto. Voi tenete un cervello grosso. Voi tenete qualcosa nella testa. Un vulcano. Sì, un cervello grosso, un vulcano. Mi sforzo di pensare, ecco. Mi sforzo di pensare e capire le vie della saggezza. Quando mi accorgo che intorno a me ho dei giovani, mi sforzo di insegnare loro la vera logica della vita, la vera essenza delle cose. Dunque, professore, è un fatto. Veramente, con quello che fa. C'è ancora collo? Vincenzi, sta fermo. Allora, professor, sta dicendo... è insalata, ce l'è insalata. Vincenzi, sta fermo tutte cose. Cosa posso favorirvi, signor? Favorirvi, ma che è? Insomma, ma voi sapete che da quando ne posso un po' conoscere a Senegai? Ho lasciato, fate grazie a me. E beh... Ma come è, beh? E cosa ci vedete di anormale in tutto questo? Ma come è che ce ne dia normale, professor? Ma insomma, ma ci coglie con un guagnone che fa da capo da domani a sabato fino alla serata. Tutto casa e lavoro, professor! Non bevo, non su qua! In me? Con tutta una volta la sta fatica si apri! E beh, questo è tutto! Professor, ma ce ne va a dire come mi ha mangiato? Quindi c'è Vincenzina in fatica non ha mangiato! E si capisce? E allora era scaldagione la maggior parte dell'umanità! Signorina Carne, permettete se ve lo dico, ma voi avete una mentalità troppo ristretta, troppo borghese! Il vostro angolo visuale è limitato a un bisogno immediato! C'è Vincenzina in fatica non ha mangiato! E voi di questa esserzione così semplicistica vorreste pigliare vostro nipote e vorreste rovinarlo! Ma la voce lì che sta dicendo, ciò che fa, lei come sono qui? È naturale, non deve lavorare. Vostro nipote è un giovane di ingegno, è un ragazzo di talento e si vede subito dallo sguardo, dall'occhio, perché ha un'inclinazione per la meditazione e la filosofia. Vorreste che si sacrificasse tutta la vita a fare che? C'è facile, qua, primo agli il tornitore. Il carpentier? Il tornitore. Il tornitore. Un turno d'oro, signori miei! Ah, c'è sto povero giovane annacchiava a me, c'è finirà a fare! Guarda, Dio, mannaggia, c'è sa uomo che c'è finisce! Professor, ma ci può fare da sempre! E ha fatto malissimo! Innanzitutto il lavoro fa male! Tanto è vero che quando un medico vi stava ammalato, le prime parole che dice sono riposo assoluto! Non dice lavoro assoluto! Lavoro è un perditempo e il tempo non bisogna perdere in cose inutili, bisogna utilizzarlo. Guardate a me, io non perdo nemmeno un'ora, nemmeno un minuto, da quando mia sarmana fin quando vado a letto la sera. Utilizzo tutto il mio tempo a pensare, a fumare, a starmi seduto a piazza 20 settembre a guardare Palomma Cavoli. Insomma, utilizzo tutto il mio tempo come va utilizzato, non perdo nemmeno un'ora, nemmeno un minuto. Bravo, a cui sei se fa? Sta dicendo. Poi c'è gente che lavora tutta una vita per riposare a 70 anni. Magari lavora 40-50 anni, poi a 70 anni riposa. Io non discuto il loro metodo, sarà eccellente, ma è un sistema un po' diverso, ecco. Io riposo 40-50 anni, poi a 70 anni se c'è il caso e se ci arriverò forse inizierò a lavorare. Dice... Se ti affacci dalla finestra qua, che cosa vedi? Ah beh, Nunziati, se parla fra la finestra, stia! C'è Nunziati, case, case e case. In ogni casa c'è gente che lavora. Il calzolaio che fa le scarpe al barbiere, il barbiere che fa la barba al sarto, il sarto che cuce gli abiti per il calzolaio e il barbiere. Tutti lavorano. Però tutti non aspettano il momento per poter riposare. Dopo anni e anni e anni di lavoro si riposano, si sono talmente abituati a lavorare che a riposare si annoiano. È naturale, non bisogna abituarsi al lavoro, non bisogna. Non bisogna. Ed è da pace. Mentre quando uno è abituato al riposo, non si può mai annoiare. Per esempio, Vincenzino, la domenica no, perché ci annoiamo? Perché? Perché non abbiamo lo stretto necessario allenamento all'ozio. Quindi io dico, alleniamoci all'ozio e combatteremo la noia del giorno domenicale. È chiaro? Chiarissimo!
Del resto, voi credete che il non far niente sia una cosa semplice? Ci vuole un'abilità, una tecnica. Tutti sono capaci a non far niente. Bisogna vedere questo niente. Come lo fanno? Pensate a Socrate, Platone, Diogene. Non facevano niente tutto il giorno. Ma quel niente lo sapevano fare. Diogene se ne stava tutto il giorno a guardare il sole. Ogni tanto scambiava quattro chiacchiere con qualche discepolo. Del più e del meno. Lo sai dove dormiva Vincenzino? In una botte. E disprezzava il denaro. Era orgoglioso della sua povertà. Diceva, omnia mia, me comporto. Che significa che tutta la sua ricchezza era il cervello. Vincenzino, una volta lo videro girare per Atene con una lanterna in mano. Cercava l'uomo. Vi sembra una banalità, ma guardate che profondità. Un uomo che gira Atene con una lanterna in mano, Vincenzino. E che cosa cerca? L'uomo! Bravo Vincenzino, l'uomo! Un'altra volta Vincenzino si fermò. Niente poco di meno che l'imperatore Alessandro. Ingedes, Diogene, cosa posso fare per te? Usapete Ingedes Diogene? Io voglio che tu ti togli tra me e il sole. Che testa, che uomo! Un'altra volta vi devi un bambino. Col cavo della mano. Disse quel bambino a me mi insegna che con me porto molte cose inutili. Picchiumacchi, io sparché. Ecco uno che non faceva niente tutto il giorno, ma quel niente lo sapeva. Mettono in casa per sapere un carpandino. Il tornitore! Papu, tornatore! Certo, i contemporanei avrebbero detto bravo quel Diogene, bravo lavoratore, onesto e coscienzioso. E i posteri, Vincenzina, eh? I posteri! I sicci! Ah, cara signorina Carmelda, Edoardo Parascandolo dei Marchesi qua sta casa, devono parlare i posteri. Professor, ma perché sono tutto chiaro, vedi? C'ho quella che comincia a fare gara, non la ci finisce, sono per i gradi che ti San Vito a cercare la mosca. Signorina Carmè, sentite il mio motto, tutto s'accomoda e tutto non finisce così male come si teme e né così bene come si spera. Ma questo, ma ce l'ho fatto, che come va a fare innanzi? Signorina Carmè, i soldi non servono a no. Oggi che giorno è? Giovedì. Giovedì. Allora, rimandiamo questa nostra conversazione a giovedì prossimo. E mi direte, Marchis, avevate ragione voi. Iso, non serve a notte. Ma adesso è come 100 volte infatti. Buongiorno. Oh, signor Parlini, scusa, qui ma quando a fondo mi venuto? Signora Carame, non sono venuto dopo mangiare, non ci siete preoccupati. Vincenzino, te che ha parlato un momento. A me? Sì, ma non so se il signore può sentire. Il signore è come se fosse la mia stessa persona. Anzi, permettete, il cavaliere è il professor Edoardo Parascandolo. Dei Marchesi, guasta casa. Tanto piace. O frische. Dunque, Vincenzino, io sono venuto un sacco di volte. Ma la vecchiata mia, la zia può confermare. Iave, dopo un mese che non mi pago un fetto. E sai benissimo che come da contratto ci paga fino a un mese, non mi pago. Io sono costretto a sfrattarti. E tutto questo mi dispiacerebbe. Primo perché, insomma, abbiamo 4 anni che è stato in questa casa, gli chiedi c'è la verità, non mi ha dato mai fastidio, puffè. E secondo perché, la pace fa con voi, io mi tratta sempre, ti tratta sempre come lo fa. Allora, mo che sta a fare, c'è che sta succedendo, tu hai dato già anziano, e che dimorette che tu, non me l'hai detto, si è alzato, ha detto, zizi, non ci fate chicchio. Dopo, potesse, sì, così, vuoi che senti da avvocata. Può essere che tu non puoi fare cacchiolo, che ti si può fare un rupusciare, io un vagabondo! Oi, non offendete, non offendiamo! Ma posso sapere, almeno un motivo? Cavaliere, ma che volete sapere voi? Ma che volete capire? Due genie che mi potete capire a me, che se non era per lui che mi ha incontrato, gli è chissà vuole lasciare fare. Ma fammi capire, almeno, ma perché non ci fate cacchiolo? Cavaliere! E non posso perdere tempo a faticare. Io non tengo tempo da perdere. Io devo pensare. E che a pensare? Devo utilizzare il mio tempo a non fare notte, a stare al sole, conversando, guardando gli alberi, i passare del caffè di
ci pecciotto. La natura! Ma guarda da Socrate! Ah, ci dica, guarda! A Socrate, Vincenzino, Socrate! Ove, a come mi potete capire con me? Ce n'ha sapete, ma anche ce n'era Socrate! Guardate, a Socrate, a Diogene, a Plutone, che gente, che teste! Non facevano niente, gli camminavano tutta la santa giornata. Diogene camminava con un lucernino in mano e che cercava? Cercava l'uomo, il maschio! Poi si stendeva in terra e prendeva il sole. Una volta l'imperatore Alessandro gli disse: cosa posso fare per te, Diogene? Il conte, senza tanta chiacchiera, si dice in rispondei: livete da avanti che non posso più chiuso. Scusa, ma c'è un'altra volta che vidi un bambino che aveva col cavo in mano, lui prese il bicchiere e lo spasciò. Ma c'è sti fatti, ma scusa. Come? Lui prese il bicchiere e lo scassò per dire che a lui non ce ne frega no di tuo bocchino. Che lui era povero, disprezzava il denaro, la sua ricchezza era la sua mente, il suo cervello! Di grado, ma come? Sta perché mi offesa a me, Luigi? Cosa? Ma c'è su tanto sti chiacchi, Diogene, un pochino spacciato, fate che te l'avevo potuto fare offerta a me, voglio! Cavaliere, è inutile, noi non ci possiamo proprio comprendere. Così ci diceva Diogene, omnia mia, me comporto. Cioè io? Così c'è significa? No! Ma invece dove faccio un passo in donna? Ma tu? No! Perché troppo è troppo! Oggi stesso voto dall'ufficiale giudiziario, io avrò la pratica con strada! A cos'è? Per dopo dall'urto, a zappà! A zappà! E c'è fas? E c'è fas? Vuol dire che ce ne andremo a dormire in una botte? E zizi, eccomi a Diogene! Signore, può piacere, ci faccio qualche cosa, ma qua, neanche ci dormite, ma non io la pusse, ma qua ci voglio uno speciale, ma vero, non becco, signore, mi dispiace, io ho fatto quello che ho potuto, sentirete parlare ancora di me, arrivederci. Sin te chiamasse Don Luigi, il tavace sa che ho un po' che me lo fa! Ah, Gina, c'è un comanzano, te lascio un comanzano! Ah, vas, Vincenzino, ma scata, piccolo show! Vincenzino! Anziano! Mi non tocca, ti chiamo un momento, vi! Momentaneamente sono occupato col professore! Io almeno me ne frega l'arte che ci sia occupato, va bene? Tanto se ti chiamesci, un po' ti stessi nel sacco! Sì, perché no! Effettivamente ho sbagliato l'altezza. Oh, voglio! Dai, Vincenzi! Voglio, sono giocato, ma non offeso! Sì, voglio! Perché la messa me, ancora non mi potete pagare! Chiamo 2 mesi! No, o lo pago, o ti faccio scuffolare tutto questo! Ha capito? Peppino! Peppino! Sì! Anche lui per capire di pazienza! Come c'è l'attacco a fare di gare, non paga tutto questo! Paga lui per pazienza! 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 Chiamo 2 mesi! Chiamo chi vengono finché in fuori! Oh, quando mi cagliano sulla profeta! Quando mi cagliano sulla profeta! Ehi! Oh! Oh! Quanto è il vostro credito? 35.000 lire l'abito e 3.000 lire la foto! Totale 36.000 lire. C'è 36.000 lire? Perché è scuoliere che è fatto in doio, ci sono 31, me! Totale 38.000. Passate domani e sarete serviti. Aspetta 31. Ho detto passate domani e sarete serviti. Vabbè, è qui che sto caricando. Ma ce ne ha giusto i soldi! Ce ne ha giusto i soldi! Sono scalza 31 anni. Ma
Io sono il notaio con la macchia. Voi siete il cugino del carpentiere Giovanni Otannicola, che nel 1930, precisamente il 30 settembre del 1930, si è trapiantato in Buenos Aires, in California, eh? No! Come no? Non siete voi il cugino del carpentiere Giovanni Otannicola, di anni 52, che nel 1930 si è trapiantato in Buenos Aires, in California? Cercate di ricordare! No, non te ne menzione parenti che si fa tu trapianti! Un parente, un cugino che si è sciolto in America, racconta da buco. Giovanni lo tanto di culo, e c'è visto Giovanni, no? Se ne è andato in America nel 1930, ne! Non è vero, non è parente che si è sciolto in America. Un sempre grande, un ziano, un cugino, un nipote, racconta da buco. Scusa! Aspetta, ci sono... E di che gli fai di ciò? E c'è visto ora? Tu è capace che andare a cutto. Ieri un cugino di Pasquale? Oh, che te ne vedo fin? Che io dico su? Il vuoto po'. Bravo, bravo. E ora il nome che era, ma ricordo come si chiama? Iono sicuramente si chiamava Giovanni. No, 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 no. Iono si chiamava Vatucci, gli altri me ne si chiamava Maria. Nani. Vabbè, poi, notaio, comunque, di che cosa si tratta? Dunque, Giovanni Otannicola è morto. E ha lasciato 30 milioni a suo cugino Battista Otannicola, residente in America. E 250 mila lire a voi, Vincenzino Marina, residente in Putignano, in provincia di Bari. Sì, sì, con Dio, ma che cazzo ci fai? Sì! Possiamo vedere subito? Sì, sì. Possiamo vedere subito, possiamo vedere subito. Sì, ma ricordo pure, ma che cazzo ci vuoi? Sì, sì, sì. No, figlio del fu Francesco. Come, in andare a curti? Sì, 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 codico te ne va a mostrare, sì, era duro. Sì, 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 te ne va a mostrare. Sì, 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 sì. Povero giovane, è morto giovanissimo, né? È morto. È morto. Povero Ferdinando. Ma si chiamava Ferdinando, si chiamava Giovanni. Povero Giovanni. Signor notaio, prego. Ma c'è già la sala di 30 milioni? È un cugino residente in America. Un altro cugino? Perfettamente. Che non è morto ancora? No, non è morto. Mentre noi che siamo a Putignano, 12-50 mila lire. Certo, un legato di 250 mila lire, eh? Legato? E perché legato? Ma non legato in questo senso. Legato vuol dire una quota parte dell'eredità. Allora, se sono attaccate, non si possono prendere? Per banco che si possono prendere, io sono venuto apposta qua. Voi vi dovete firmare questo atto e io vi verserò l'intera somma, adesso in punto. Dove? Dovete mettere un po' di firma, però si deve sedere. Ah, si deve sedere? Scusi, signora. Sì, mi piace. E mi sono venuta a Milano. Fa tre te? Dovete mettere una firma. Dove? Una qui. Qua? Va bene così? Vada. A maiuscolo. Mi? C'è? Va bene. Un'altra qui? Qui? Stesso errore, Stefano! Sì! Va! Sì! Sì! C'è? Eh? Ma se no, ciao, la metto svuota. Vediamo, vediamo. Bene, va tutto bene. A posto. Allora. Ecco. Qui il vostro denaro. Cento. Cento. 50. 50. 200. 200. 250.
Bene, signora, tanta buona fortuna e tanti saluti. Grazie, grazie. E mi raccomando, signora, tenete sott'occhio a questo. A Pumia? Sott'occhio. Nell'elicottero, scusa, Pumia? Signora, ti non so tutti, puccia la veste che ho picchiato da C. Tutta la capunon. I soldi, che schifo, che schifo, che schifo. E io non ne posso credere, non ci posso pensare. Calmati, dice Zino, calmati. Ma come mi calmo, come? Vieni, mangia sta stimata. Senti il mio motto, tutto si accomoda. Ma non ci vuole piacere, Gaetano, non volevo andare. Ti sta spasqualini, corretto, andiamo da Gaetano, andiamo da Gaetano. Mannaggia sul cielo, mannaggia. Io credo che è stato Pasqualino. Ma non dire sciocchezze, Pasqualino è un bravo ragazzo. E allora è stato Gaetano? Per carità di Dio, che te ne re? Ricco? Chi se capisce? Ma c'è quanto che potesse andare noi io, se non andiamo a casa spazza. Per ora, mamma, da fra 3-4 anni che Gaetano ci voleva andare. Con tu sono andato a traviare. Non ci posso pensare, non ci posso pensare. Cacco, tu vemmi tutti che ti sono andato a palta, Vincenzi. Mannaggia la vita, ma mannaggia. No, lei dice che mannaggia la vita, mai. Ricco, ma chi te lo chiamava sempre molto da fare? Vabbè, ma sta scherzando, Vincenzi, no. Ma per favore dicevo che ci vuoi fare marchitello, ma vi raccomandano le zicapelle. Vincenzi, tu ti devi calmare e devi capire che le cose hanno l'importanza che noi diamo ad esse. Tu sai come fanno in America quando ci succede una disgrazia? Si mettono in due specchi e ripetono per 1000, 2000 volte che la cosa non ha nessuna importanza. E a furia di ripeterlo se ne convincono. Tu a fu stessi. No, dire tu. Mettete in due specchi. Dì. Ho perso 250.000 lire. Dice Bambor, non mi passo manco per la capra, ripeti? Sì, professor, mi metto al suo specchio e dico, ho perso 250.000 lire. Dice Bambor, non mi passo manco per la capra. Vabbè, naturalmente devi rendere conto che i soldi non hanno dato mai la felicità a nessuno. Ma io lo so, che di ziame che ignorante, di filosofia non sa per noi. E tu non dire niente. Dice già adesso. Perché, caro Vincenzino, può anche darsi che aver perso le 250.000 lire per te è stata una fortuna, una grandissima fortuna. Tu sai quella parabola cinese? Professore, ricca d'Italia, eh? Alzati, che devi raccontare. Allora, caro Vincenzino, si racconta in Cina che in un villaggio viveva un vecchio contadino, un vecchio e un cavallo. Un giorno se ne scappò il cavallo. Allora gli amici andarono dal vecchio per esprimere il loro dolore per la disgrazia. E come sapete che è una disgrazia? Disse il vecchio. Difatti, dopo 2 giorni, rientrò il cavallo portandosi dietro 6-7 cavalli selvaggi. Allora gli amici andarono di nuovo dal vecchio per complimentarsi della fortuna. E come sapete che è una fortuna? Disse il vecchio. Difatti, il figlio, cavalcando uno di questi cavalli selvaggi, cadde e sta spazzato cane. Allora gli amici andarono di nuovo dal vecchio per esprimere il loro dolore per la disgrazia. E come sapete che sia una disgrazia? Disse il vecchio. Bravo Vincenzino, proprio così. E come sapete che sia una disgrazia? Disse il vecchio. Difatti scoppia Yawir e il figlio Piest si spazzata da canna. Non partì in guerra.
Hai capito? Beh, e come finisce? Basta, è finita così. Peccato, mi piaceva di sentire. E come sapete che sono disgrazia? E come sapete che sono fortuna? Professore, c'è la vincita, guerra? C'è guerra e guerra, dicesi questa è filosofia. Poi spiegate meglio. Tocchi 12-50 male, c'era fa? Te putti va a cattare un'automobo, te putti va a caputtare, te mi mandano un burrone, te spacci per te capo, te spazzi per te capo. Guarda, a te c'è tu. Il fatto che hai perso le 250.000 lire per te è stata una fortuna, una grandissima fortuna. Anzi, mo cavine zianti in gioco a piccianuccia della Madonna. A proposito, tu senti che votare a Santa Varins? Certo, professore. Ah, e allora state accorti che ti ho fatto la grazia. Dillo tu, con la marra grazia. Mitti vincere. Piazzi in mano all'ari e ripeti con me. Santa Varins me. Santa Varinze Medici. Io ti ringrazio per la grazia. Io ti ringrazio per la grazia. Che tu hai voluto farmi senza che io te lo chiedessi. Santa Varinze, ecco proprio qua come lo vedessi. Alla prossima volta non me la facendo una grazia senza che l'avessi chiesto. Perché ne fai grazia a questo? O mando il prendendo anche un caposano. Comunque, Vincenzino, ricorda di non dire niente a tua zia. E sappi che le disgrazie esistono in quanto noi le conosciamo. Se non le conoscessimo non sarebbero disgrazie, eh? In altri termini, Vincenzino, la zia, i 250 mali sono sempre il dottore tu comune. Oh, senti! Avete detto che le 250.000 lire stanno in cassetto del comune? Per tua zia, ma per te no! E perché questa ingiustizia? Buongiorno signorina Carmina. Ma insomma, mi sono già fatto un po' di anni, ma guardi che siete stati? Sono stato con gli amici. Ah, alla mente siete fatto? Ah sì. Il cioppercasso si è passato sotto la finestra della pielina? No. Di Napoli? E pur c'è? Pur c'è signor Ferdinando, ho detto tre volte due che ci macchiano. E sono passati il riso da sotto la finestra. Ma... il colpo di nivolo! E allora c'è fatto, anche da strada non è passato chiò! E non ci passano i chiò! Questo è notato da che da strada, che andate dopo di gna! Ma c'è che di una strada che si faceva a forza per scemmizzare la chianza! Io voce fa e picchiare devo fare! E c'è per caso che tu si fosse a trovare di l'as? Ma c'è il vetri l'as! Io non ho camini, il loggio ci tiene a fare! Il colpo di nivolo! Voce solo sente a cui tu sei grande? Il babbo, quando vino, a me c'è mandare! Quando gli ha rotto la testa, che cosa ha fatto? Come, professor? Quando gli ha rotto la testa, che cosa ha fatto? Ah, capiamo! Appunto dico, quando ti ha rotto la testa, che cosa ha ricavato? E questa è la ragione per la quale a te non lo fanno, hai capito? Babbo, vai, cangiamo il discorso che è vecchio, se no non ha bene scelto. Vieni, Vincenzi, vieni. E adesso non fa, sti papà non è stato, cioè. Quando sono stato per venire a chiamo, mi vanno tutte le sedie che durano un bello stuzzo dopo cazzo. Mi sono scelta a coda, Panecco? Panecco? Panecco, abbasciato, vado a me. Ah, hai capito, sì, Panecco. Poi, trasso da per te, chi stava un proprietario? Cicci. Ubion. Cicci. Andrei sì. Cicci. Beh, quando mi tramento, dice, cagami, via da poco. Babbo. Uè, yes, ma un tipo di scappa non muzzi, è un nacchio, guarda so, c'è... Cicci! Unio! Sì, Cicci! Guarda so, che te lo so, ma capito? Sì, Cicci! Tutta l'altra! Sì, Cicci! Uè, pure l'altro, ma veramente dice... Caramena, il parente vuole assato 30 milioni! Sì, ed è tanto che milioni, a saperlo quando chi vuole assato! Di milione, gli ha trovato sta carta, perché io, secondo me è la carta usfatta. Ma aspetta, mo di nocchia tu, professor. Dice professor, per favore, A distanza,
del signor De Simone, ufficiale giudiziario, intima lo sfratto. Ci può portare a me? La bomba si mancata! Da sotto in giro e tutto, eh? Alla fine non uomo da una giusta! E c'è un po' da me! 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 Va, va! Dare me! Oh! Vincenzino, signor Ferdinando! Guardate, signor Ferdinando! Momento! Scusa! Avanti, avanti! È permesso? Avanti, avanti, signor Ferdinando! Vincenzino, gesti, Ma sì, ma un po' da sotto! Ma sapete quando venite? No, non lo faccio, non lo faccio! Aspettate, un'altra quattro volte vuole parlare un momento. Chi sei usaccio? Ma io vado da casa, mi ricresci proprio. Bene, ce l'aspetto, voi mi permettete? Ah, l'aspetti? E a me, grazie, grazie, per me. Facita, come c'è stata a casa vostra, Ferdinando? Anzi, se c'è pazzi, vuoi che faccia una bella tazza di caffè, moscia, eh? No, per me. Anzi, c'è pieno pastetto, mi hai pieno un po' da poco. Io ci mi sto cagliendo di caffè. Beh, allora permettete, se tu mi dici, ci sono poco fuoco. Fate il comodo vostro. Grazie, con permesso. Caramente, a come mi pronto qua, figlio, mi do un cucchiere di zucchero e un po' di corretto. Un professore, buonasera, mi rispetti, Ferdinando De Rosa. Guarda scandalo. Professore, buono magari un figlio, ma io vi conosco. Tu putignano parlo da poco. A cominciare dalla porta partente fino a Baccia a Sant'Antonio e tutti sanno che a vostro Vincenzino avete una grande scendente. Professor Roma ti ha salvato. C'è successo? E chi saputo che Vincenzino ha avuto un'eredità da America. E beh! Professor, e sacci che abbassa una parola vostra per convincere. Il voto ha fatto torta per convincere Vincenzino per fare una mano un pizzo migliore. Una parola! Poi gli hanno già fatto che da sorte da parte, che da sorte d'umiliazione, eh? E per voi sapete? È naturale cosa ci pure ieri. Ce lo dico Vincenzino, io te la faccio che paremo un cadavere. E aveva ragione, professore, aveva ragione. E mi scuta a San Baccio, e sono una carogna, sono gli ultimi degli uomini, ecco Gesù. Con me tengo che la fortuna delle mani, tengo che la fortuna che io non ho come Vincenzino se può sposare mia sorella. Mi ha fatto a sposare. Ma mi ha pigliato la scappa dalla faccia, mi ha pigliato. Mi trasse tutti i piedi, non state in aiuto. Ma so proprio fatto, professore. Non passate a gli fatti un gentile, ma quanto hai ereditato? Beh, con precisione non lo so. So che tra lui e il cugino hanno ereditato 30 milioni e 250 mila lire. Ma come si sia divisa la somma, questo non lo so. Madonna, ma santissimo, quanta sono! Gesù per 2 milioni per Vincenzino. Lo so, cosa vuoi dire per Vincenzino 2 milioni? Una fastare, una scematoria. Ma dopo tutto quello che gli avete fatto, volete che li presta proprio a voi? Professore, l'uomo avrà da fare cosa. Ci giudice di voi, se convince Vincenzino. E poi non è tuo io che mi paghi una cosa per nota, professore. Non per offendere, ma c'è Vincenzino mi fa scudere un brito. Perché a fare un regalo che ha da rumane con te. Mo vi state sbagliando, Ferdinando! Mo vi state sbagliando! Se volete che io vi aiuti, sono a vostra completa disposizione. Ma con me, eh? Non andate a parlare da solo. Mai! E va bene, come volete voi, professore. Dunque, voi avete bisogno di 2 milioni. Prima da 10, c'è andata. Ecco qua, professore. E tengo un pastificio. È un pastificio che va benissimo. Ma perché te c'avrà tagliato un sempre un vento da spendere, da strocere? Mi piace tutto divertimento. Questo pastificio che è una miniera d'oro, un'azienda che aveva una bellezza, mi ha sofferto naturalmente. Mi sono posto male sul cino, e gli ho pagato interessi sopra interessi. E proprio questi interessi sono stati la mia rovina, professore. E c'è perché che mi sono trovato? Ma che o 30 o 40%, il se capisce come avevo condotto la faccia. È naturale, o 30 o 40%, chiunque. Professore. Boh, come t'ha detto? E c'è un chiacchierino di 2 milioni. E fa scherzare da fumare. Il soldo sta nei soffi. C'è un certo cristiano che sta in carica di soldi fino dei capelli. Ma sono domenica che stai certo di darmi sta soldi. Ma c'è un interesse un 30, 40%. Di un interesse roba da galera. Roba da galera. Sono struzzini, professore. Ma dico struzzini. Gli dieci a chi una come Vincenzino che mi presta un tasso di interesse ragionevole. E io mi salvo, professore. Ferdinando. Come si chiama sto cristiano che ha voluto prestare sti soldi?
professor Michele Canuccio è gente intrattabile. E la loro professione prendere o lasciare. Comunque può posto pure adesso. Un certo palmiere. Palmiere? Te. Palmiere. Ma c'è per caso che avete ci abbaccia a Sant'Antonio? Esattamente. Uno può tu pare sì. Proprio. Cacciamo sbaglio, un padrone sta a casa. Un padrone sta a casa. Mamma, ma c'è sorte di scorse che cosa. A me madre. Vabbè, Ferdinando, oggi stesso parlerò con Vincenzi e vedremo se potremmo apparare la cosa. Professor, è sto con te mani vostre. Ci mi potete impegnare e penso che ho convincito con Vincenzi. Non ti preoccupare, gli farò comprendere che un eventuale disastro della vostra azienda ripercuoterebbe su Parrachelì. Insomma, lo metto tra l'incudine e il martello. Bravo, professor. Oh. Signor Parafango, vuoi vedere c'è una cazzo? Ferdinando, parascandalo! C'è sto Parafango? Chiedo scusa, parascandalo. Ma voi credete veramente che Vincenzino vuole bene a Raghilino? Ma papà, non ti assurdo faccio, con tu perso un mattone, quei due sono fatti uno per l'altro. Anzi, qua c'è bisogno che Vincenzino e Raghilino si incontrino. E pur c'è? Ma pur c'è, Ferdinando, voi siete un uomo intelligente e con voi è noto a parlare. Da un incontro tra Rachelini e Vincenzini potrebbe nascere tanta cosa. Beh, tu fatti via. Voi comunque, con una scusa, più tardi mandate due a sorte e poi pensare un altro. Professor, è sto con te in mano vostra, mi raccomando. Beh, è mo' a casa, a pecchi e va. Non ti preoccupare, ne pensare un altro. Tanto buono. Pinza sta buono. Tanto buono. Bravo. Vincenzino! Vincenzino! No, poi se ne sciolti di nettuno. E ciò, che mi voleva scaffare la mazza di te in custa? E se mi stava per porcivano? Vincenzino, quell'uomo è combattuto tra due sentimenti. Da una parte l'orgoglio e dall'altra parte l'immenso amore che porta per la sorella. Con dove che la sorella piange, si dispera e si affligge, un frate niente. La sorella piange e si dispera? E già, i sciamonezzi, i fassati, allora? La sorella di Ferdinando? E già. Sai come sono queste brave figliuole, abituate a una vita quasi monastica? Si pigliate una putta, vedi come frate una buona, e piange, e piange sempre. Ma la sorella di chi? Vincenzi, ma di ci sta a parlare, no? Noi come facciamo la vera? Forse mi credevo che Rachelli non se ne fosse avvertito di noi, che non sapeva noi, e non se ne parla di me. E schietto quando passerà sotto la finestra, non posso farmi in guarda che dell'astra. E ti pare no, Vincenzi, avessi certe volte l'omma con me, piazza l'occhio e guardi i lastri. E non suppone minimamente che un gesto come questo, che può sembrare ingenuo e inoffensivo, può essere causa di una tempesta, causa di una tragedia. Professor, non può vantarmi, ma non è capitato. Vincenzi, Rachelina non è come certe femmine civettuole, che io ci sono coglioni, dopo sono con un'altra. Rachelina, femmina all'antico, che una volta si è scappata in capanoma, cosa? Mo giusta la lingua, stai preoccupato. E pensa, anziché la sorma papà sta di oltre 20 sci. Niente di meno, dovendo per uscire. Vabbè, questo a me non me l'ha detto, lo immagino io. Dici che piange sempre e se sei strusciato con una canna. Che cosa ti sei buffrato? E sto fatti figli. E allora, pensa a ciò che dice. Vincenzino! Buongiorno! Vincenzi, io sono venuto per quei quattro soldi, vero? No, no, sta parlo tra me e Vincenzi, non la numero proprio. Io sono venuto che con il piacere tuo ti volevo fare una bella vestimenta invernale. Una camisa, un cappotto e un bel cazzo di gabardine. Che tu leggi, leggi? Poi quando guardi i soldi, ma niti, niti, a capire? Non voglio not! Ma mi offendi! Io sono venuto tu a cercarti scusa e chi ho di cercarti scusa, c'è pozza fa? Signor Peppino, mo gli parlo io. Sì, sì. Vincenzi, vieni tu. Ma fa vestimento? No, il cosa? Che fammi parlare? Ma fa vestimento per uvirmi? Un cappotto a te, un cappotto a me, un costume, che fammi? Signor Peppino! Ehi! Ha detto fategli pure un costume? Sì. Un cappotto? Sì. È una pelliccia. A pelliccia? A pelliccia non l'era! Go, non avete detto pelliccia? No, non ho detto pelliccia perché a me l'hanno male molto, mi faccio l'impressione. Va bene, invece della pelliccia, voi facete un cappotto pure a me. E mi raccomando, roba buona, che sono appunto le uscite, eh? A cui siamo buttati in dritto. Beh. Va bene. Vincenzino, rispondi tu? Oh, Eret, rispondi tu?
Se mi domandi, io rispondo. Appunto, tu sto che domandi se rispondi. E tu domandami, io rispondo. Cosci munito proprio. Signor Peppino. Ehi. Ehi. Oh. Momma di chi è? Sì. Vincenzino, un signor Peppino con la garanzia per gli abiti e i tre o quattro cappotti. Che abiti e tre o quattro cappotti? Oh, tu sciami, ti ho mandato. Non si capisce proprio. Vabbè, vabbè, scarpe ne fate? No, le scarpe non le faccio. E vabbè, non faccio manco scarpe. Allora, Vincenzi, rispondi? Sciami. Sciami, che mi misuro. Sono tutto pronto io. Un centimetro. Preparati, Yazzi Franz, scala siga! Io nel frattempo faccio lo schizzo. Sì che sei più bravo, faccio un po' di segni carti dal vento. 57! È permesso? Vincenzi! Chiedo scusa, signor Vincenzo, per caso vi ha rubato la lettera? Io non so, ma a parte sì. No, 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 ci ha messo la roba. Fa conto che non è successo notte. Strazza, strazza, non è mandato notte. Io anzi. Anzi? No, non dateci manco per scherzi. Sono io che vi devo chiedere scusa. Perché ti brotto parlo da ieri. Ma la lettera ci ha messo la roba. Non è successo notte, Vincenzino. Mi raccomando. Sì, perché sono come di data. Non ci preoccupate proprio. Fra sei mesi, fra un anno, quanti chili mi va bene? Salutami tanto tua zia. Qui, Elena, perché questa è una famiglia a posto. Sono brava cristiana, brava me. Arrivederci, Vincenzi, arrivederci. Vincenzi! Devi rivedere un occhio? Vincenzi! Malecchia, scusa. Io vedo tanto, vedo. Ehi, Vincenzi, scarrassica, che figlio cavate mo, eh? Si pronto? Oh, oh. Bravo! Quanti è? 28! Ah, faccio un cascavato! Beh, Vincenzi, quando ho finito? Professore, se si alza, ti prendo pure le misure a te. Mi raccomando, signor Peppino, un costume color topo bello largo che la martingala e il cappotto grigio scuro. Mi raccomando, se la fodera non è in seta, io guarnizione non so buona, veretta come l'hanno uscito, a cui sei portato a me? Resto tranquillo, io faccio roba chic, qua, mamma mi qua. Mamma vedai. Tranquillo. Mamma vedai. Ciao. 57. Ah, se sta mi sorpo, dai! A te un cappotto schietto, no, professor? Andiamo avanti. Senti, fammi pigliare un cavallo, professor! Scarra siga! Hop, hop! Quando è, signor Peppino? Quando è un professore? Un cavallo? Una decina, gli è. Sì, questo è lui. Ci sta a guardare? Ci sta a zestare? Non è tutto nella vita! Ci stai zitto? Professore, ci si contenta di... Sono contento! Scrivi. Beh, ho finito io. Ne vediamo per scrivere, per la prima prova. Buongiorno! 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 In Arezzo, qua! Vabbè, c'è butto, voglio! Io sono due anni da macellare per vedere! C'è lì? Ma il vedere, Luigi, col casino da zona domenica! I bei c'è buono! Ora tu, mesca, ci avete abbasciato di qualche cosa da mangiare? Lasciate facendo l'offesa, siete andati avanti! Caglia di tina, carne, di tutte le qualità! Gardedro, cuneb, pecore della pignata, braccio di ciaccio! Tutta roba paesana! Ho detto che potete ci pigliare tutto ciò che volete! Poi, a fine mese, facciate il cane! Dimmi una cosa, ma sto Luigi, schietti sti cose do che ha detto ti? No, tira tutto cosa, pure un miretusto! Ah! Vincenzino, adesso, quando zia hanno non voluto cucinare, ne chiamo a Luigi, ne facciamo dove spedere il mio marito! Esatto, signore, mi piace di schietto un lusto! Avete anche la trippa? Ma come? Anche la lasagna? Poi, cosa se me ne faccio l'arena?
sera, mica siamo in un ristorante. Ah, e avete per caso il capretto? Tutto cosa? Scusate, mio marito, risalazza, messica, Ma c'è per caso, fate anche le patate nel cartoccio? Uè, c'è avuto un po' di palla di ucciocci. Vabbè, ehi, ma tenemo, ingella lui, da preparare due spede di mio marito, da frappè che mamma ne è, e Vincenzo. In la bottega del mio. Bravo, Wally, tanto buono. Buonasera. Signorina Rachelina, scusate, accomodatevi, vostro fratello Mobini. Grazie, grazie. Gizino, a me? E il momento è scelto. No, me l'assa sono pugnini. No, no, state dove? C'è chi sono a me? Ci sente, c'è? Dengi ciò che tu dici a Piazza 20 Settembre. Uvio. Ufio, lape. Guardami. Ufio. Rachelina, sì? Permettete, esco un attimo e mi scicchiate un sig e un po' di tabacco. Ma bene. Ma comunque vostro zio, vostro fratello non viene. Ah, grazie, sì, grazie, grazie. Piangiuto? Perché dovevo piangere? Ora tu, professore. Tu, professore? Io, professore, Giorgione. Oh, professore, Giorgione Ferdinand. Ora è tranchellina, piangia. I franupe che dovete scia. Ma voi, la zia mia, eh? Io lo faccio diventare ieri, scia. Scusa, ma per quale motivo? Buffate di last. Di last? Quando last? Oh, God, oh, la morte. Ah sì, il Vincenzi, nera ne capito oggi. Rachelì. Vincenzino. Rachelì. Vincenzino. Rachelina. Vincenzino. Ma non rubi, Ma come? Hanno detto che ci dobbiamo sposare. Ci dobbiamo sposare? Sì. Ma io non desidero di meglio che a te. Vieni da me. Ma sì. Non mi rimini a chiaracchia. A quale una sposa? E povera Ferdinand. Caccia non una sposa. Tu mi hai fatto tanta bella raga. Mi ha portato tutti i serotea. O cinematografo. Io ho detto pure che a casa matterai. Un bel giradisco grossa così. Ah, sti costo, rete frate? Sì. La tassi? Mi voleva cattare il scarpo ortopedico. Ma cod Ferdinand, ma adesso? Ma c'è tutta sposa Vincenzi? Cod ti ho cattato tutti i scarpi che avuto? Pur c'è cod di un sacco di soldi? Vincenzi, ma tu hai veramente tiene un sacco di soldi? Di soldi non danno la felicità. Sono una schifezza. Tu non sei un fatto di Socrate, di Diogene. Diogene abitava in una botte. Non ci interessavano i soldi. Per lui la sua ricchezza consisteva nel cervello. Racheli, quando l'uomo è filosofo, quando l'uomo pensa, la sua ricchezza sta qua, nella mente. Ma ci manere! E non ci interessano i soldi. Sì, ma questo cosa casa d'action, sono tutte chiacchiere. E poi tu usi, come dice il proverbio, senza danare non si canta messa. I ieri ci ha detto sposo, e pur c'è saci che tiene un sacco di soldi, ma c'è due soldi da non lì e mo faceva sta disgrazia. E chi ti dice che sono una disgrazia? E chi ti dice che sono una fortuna? Tu non sei un fatto che sei descendo al Giappone? No. Sì, stavo un po'
cavalli. Un giorno scappò il cavallo e vennero gli amici per dire che era stata una disgrazia. E chi vi dice che sono una disgrazia? Disse l'uomo. Poi il cavallo tornò. Vennero gli amici per dire che era stata una fortuna. E chi vi dice che sei una fortuna? Disse l'uomo. Poi il cavallo se ne fuce a ridere. No, ecco, se ne pensa. La sentasse. E si pensa. Rachini, sì. Ma per caso tu ti sbocava? No, ma ti sta sbocava! Che maleducato! Gira che sono di dove, eh? Rachini, vieni domi. Vieni, se ti affaccio alla finestra, che cosa vedi? Vieni, da due, non becca no! Guarda, case, case e case! Il barbiere che fa le scarpe al sarto, il sarto che cuce gli abiti per il cinese, poi vanno tutti su un'automobile, una protascenuta, un ritorno di fiamma. Non trovi un filosofo che ti aiuta ad aprire lo sportello? Usi come camminava Diogene? Alta automobile, camminava con una lucerna in mano e che cercava? Rechina, che cercava? L'uomo, il maschio! Poi si stendeva in terra e prendeva il sole. Una volta l'imperatore Alessandro gli disse: cosa posso fare per te, Diogene? E un'altra volta vidi un bambino che poveva col cavolo in mano. Lui prese il bicchiere, un spasce! Sì, Vincenzi, io ti rette tanni, tu dico buonomo, e non è capito nulla! Ah, Rachili, tu ti dà l'aria che te stesso sei un filosofo. A uno che pensa, a uno che non bada ai soldi, alle cose inutili della vita. A io sono orgoglioso che te stai sposando io, che da Ramana sì, non faccio nulla. Capo da stuzzo! Ma quel niente lo sa fare. E ricordati che di me parleranno i prosperi. Ragazzi, sì. Io sono dossi, eh? Sì, sono venuto a vedere, ci stiamo tu. Oh, Vincenzino, buongiorno, buona camminando. Brammano, vuoi farmi diventare cazzo, morato, la bella nutella. Ufare mio? Sì, ma se mi ho fatto zuppare la cazzo, stava. Impazzivo, Vincenzo, okay. Impazzivo. Comunque, me che è un amico, che è un amico. Ah, sì. Dammi un attimo, sul professore, sì. Gli assolto un momento, sono attaccato da me. Ma oh, signore, stia lì. Oh, caro signor Ferdinando. Buongiorno, Ferdinando, poi. Il più è fatto. I due si sono incontrati e si sono piaciuti. E questo è l'interessante. Un fatto di un dato di due o tre giorni di team, onda una manica, onda all'altro, a massa sta mai. Professore. E sto con te mano vostra. Ma raccomando, che c'è buona mi salvato e mi sta fuori. Non ti c'è preoccupare, il pensiero me, a vedi come si. Come si. Rachini, saluta Vincenzo di Ramacce. Sì. Buonasera, professore. Buonasera. Ciao Vincenzino. Arrivederci, Rachi. Buona mano, Vincenzino. Tu non mi ha fatto l'onore che crescere a casa mia. Stavo ne pigliando una tazza di caffè e tu, il professore. Mi raccomando, non mangiare. Io vi aspetto. Non mancherete. O sta pure mamma che devo conoscere, professore. Non ti preoccupare. Senza altro, signor Ferdinando. State buono. State buono a bordo. Io vi aspetto, eh. State buono a bordo. Dai, mira tu. Buonasera, ciao Vincenzino. Ciao, racchetta. Ma non è che c'è un contadino che deve buttare la mano in una cartella!
calma. Vede. Mettete tanto specchio. E per sto ci guardo male. Che ci mi morto, non mi passa manca pa' capri. Maestro, ti scrivo per dirti tutto il mio affetto. Vabbè, pronto? Buonasera. Chi cercate? Casa Carmelo? No, avete sbagliato da deserto. Piano piano, parla, che qua non danno visa. Per piacere, che qua non abbiamo tempo da fare. Con queste chiacchiere. Madonna. Luisa! Comandante! E che stai facendo da quella parte? A dormire! Ma chi dormi, che è io che sveglio me, a volactmi! Ti avevo detto, di pulire tutti i pomelli delle qua! E che non ce l'ha? Non è vero, perché sta quella nella camera da pranzo, che fa schifo, fa! Sì, Cord, che lo c'è a se non vinne, lei che sta calata, te bo! La mamma! Dammi una cosa, ci credi che verranno verso le 9 meno un quarto? Ah, allora, mi carrego! Sì! Il tuo mazzo dragone, il venuto non ti piace freddo qui. Ecco perché sentivo freddo alle gambe, chiudi la porta. Mamma, era tu pesce freddo, freddo, ah, non freddo. Freddo, la gamba. Buonanotte. La portata, l'ha messa a quella parte, al calduccio. Vuoi capire come? A guardare, mi raccomando, che tu te lo freddi tutto. Come si fa in questa? Mamma! Oui. Mamma, tocca a voi? Come va? Sembri una principessa, sembri. Principessa? Mamma, ma tu non hai affetto, bro. Vabbè, prosciutto fettano. Ma quale difetto? Vieni qua. Quale difetto? Vieni qua. Madonna, tu sembri una regina, sembri. Ma quale regina? Regina. Prosciutto fettano. Ma cosini? Con tu sartor 3 io ho tenuto per fare questo mese. Ci avessi tenuto qualche idea di chiave, avessi voluto meglio lavoro. No signore, quello Ferdinando ha voluto fare una cosa sbella e non ha tutti i torti, sì, perché lo sappiamo come sono i ragazzi oggigiorno. Prima vanno insieme a una ragazza, poi vanno insieme all'altra ragazza e poi si prendono. Invece tuo fratello ha ragione quando dice di Vincenzino ce n'è uno solo. Allora, noi facciamo che oggi festeggiamo il fidanzamento ufficiale e tra 15 giorni ci sarà il matrimonio. Tra che te! Mamma! E fecio, ho fatto una fortuna. Marlotti, Tampa, Tre, Tolo, Alice, Utan. Io pesco a fare tu, che ha bello umano. Ci devi te mangiare, l'andà a frisci chiaro. Sì, ma i Camerun, sto a me? Fai tutto qua, tra qui. Beh, erano si fraccanne, eh? Però tu ti ammanderai. Oh, no, mi ammanderai! Dammi una cosa. Non sono mai toro un cantante Mazzurro. Ah, Mazzurro. Ma non me ne vado a bere. Io ho chiamato, ora ti puoi fare un pacchetto di Natale, ti dici che devi certo un bimbo. Quello è impegnato. Oh, quant'anni non sono. Ma parlo anche che posso mangiare una fuori. Che è quello quando cade, vedo là che bella voce che ha. Sì, specialmente quando cade quella canzone che fa. Oh, pu, la bella. Sì. Mamma. No, a me piace la cubacca. Ma vieni pure per l'occasione, poi stai pure a frisciare la cecera che faccio domani. Guarda, se gli frisci la cecera stai anche a fare le macchie sopra. Quando fanno il tric tac, le persone, le risate a terra, il lago, il fiume, non si capisce più niente, si capisce. Mamma, frisci a terra, come sto per dire?
Buongiorno, mamma. Buongiorno. Buongiorno, Ferdinando. Buongiorno, Vincenzino, buongiorno. Cara Rachelina. Buongiorno, Vincenzino. In questo giorno di lieta concorrenza ti offro questo mazzo di fiori mai sentito. Mai l'ha sentito. Grazie Vincenzino, grazie. E grazie del mazzo che avete mandato stamattina. Un mazzo così di fiori, tutti di rosso, così spaparate. Io vi mandato di rosso? Sì, un sorto di mazzo di rosso così. Tutto posso vedere, posso andare là, se no faremo da spaparare, sai capito? Ma non solo oggi, tutti i giorni ha mandato rosso Vincenzino, tutti i giorni. Ah, è stato il fioraio. Ho detto Vincenzino, posso mandare un rosso innamorato a voi? E gli ha detto, fai da te. Allora che ho detto, senza offesa, vi farò fare una bella figura. Puh, ha venuto un mese. Accerta, accerta. Sì, raccomandati, Vincenzino, prego. Accerta, Vincenzino, limite che era già qui. Ragazzi, butta a cravare. Bene. Prego, prego. E te Vincenzi che ti vado a prendere le sassanelle che ha fatto l'anno con la mano con la sua. Scusi Vincenzi, e vostra zia non è venuta? No, mia zia non stava troppo bene in salute. Di sinistro di furo, qua su, raccogliere le cancare. Raccogliere le cancare, oui. Mi fa ricordare quando ero ragazza io che doveva raccogliere le cancare, sì. Allora, se andava in campagna, là stava la fine della cancare. Tu prendevi la piadina, prendevi il sacchettino, prendevi la cancare, la mettevi il sacchettino. Poi devi prendere l'altra cancare, la mettevi il sacchettino. Mamma! Poi passava la cancare, mamma! Tu, okay. E poi prendevi la cancare, mettevi... Altri, fa finire la fine della cancare. Nonna santa. Questo quando è grosso, grosso. Ah. In questo giorno di lieta concorrenza ti offro questo oggetto mai sentito. Questo è proprio brillante. Tutti intorno ci sono proprio zip. Ma come sei visto? Intorno ci stanno le zeppe. Le zeppe, che zeppe? Le zeppe, bravo Vincenzino, bravo. Uè, a cos'ora tu gioielli? Ora questo è un anello degno di voi e della vostra fidanzata. Buah, che nome? Il gioiello mi ha detto buah per un mese. Mamma, non ce l'avevo dare una retta. E che è retta? No, non è retta, è un amico di Rachelin, sì, che quando erano bambini andavano in campagna a giocare insieme, sì, e giocavano sempre un bel gioco che facevo. E spingio tu che spingio tu. E spingio tu, mamma, che spingio mamma. Io. E spingio mamma, sì, io, che mamma, spingio tu. Mamma, mi piace spingere a me. Abba, dai, c'è per caldo, faccio giù andare che lì. Un soprammobbo di porcellana, proprio una cosa di... Bene, se Pasquale, un serpente da tazza giapponese. Cioè, vengono qua, dai, qui. Vengono qua, dai, la mani, sì, sì. Vengono qua, dai, a borsetto del coccodrillo. Camo regalato, se cadevi, vini. Sì, sì, la ultima di un coccodrillo, la ultima di un coccodrillo. Ferdinando carissimo! E ti ha parlato di te? Sono stato con gli Ed Fimo! Che ti ha detto? Ho detto che non potevo fare nessun intervento e so far protestare a cambiare. Molto non è tavato questo. E forse scritto cosa, Ferdinando, qua le cose stanno precipitando.
Ho parlato col signor Arduino per quella famosa fornitura di... che vi deve fare. Ha detto che non intende farvi più figli. Anche De Cesare ha presentato istanza di fallimento per la famosa cambiata di 100.000 lire. Quindi andiamo verso il disastro più completo, disastro proprio completo. Se dobbiamo fare qualcosa dobbiamo cercare di stringere con Vincenzi. Vabbè, tanto è parlato con te. Signore, prego, accomodate. Grazie, grazie. Buonasera, buonasera, ragioniere. Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, signor Ferdinando, auguri, augurissimi. Caro Palmieri, grazie a te di essere venuto. Ma sta scherzando, sono io che vi ringrazio per avermi invitato alla vostra festa. Si tratta di una festicciola tra noi, non vorrei che provaste una delusione. Una cosa di imbarazzo, un pacco da pesce, un pacco da mir. Accomodato, accomodato, sì, voglio presentare mia madre e mia sorella. Vieni pure tu, sì, ragioniere. Sì, Signori, prego, accomodatevi, che avevo cacciato il signor Ferdinando. Brava. Comunque ditegli che c'è il professor Edoardo farà scandalo con alcuni amici suoi, eh? Va bene. Vai. Signor Ferdinando! Signor Ferdinando! Guaglio! Lui? Ma c'è bella casa? Veramente, lui? Veramente bello! Pure che rimonette che è bello! Schetta con chi voglio? Non si può scherzare proprio! Non andate per nervoso! Ciavi! Ti impressionisci! Ti do la sorte da me! Capardo, dopo la mecca! Il pecca pecca che ti dà messo a fare sopra il piatto! Come me avete portato un frescale che per la settimana! E poi, se questi ti lasciai a cotta un po' da lera ad Arrufo, quando scappa due pari, e te ne senti perdona! Ah, sì, sì, e via! Però è che saputo, ha di un carattere, un pecca grioso. Dici, capo, ho baciato, pure questo ugarditto. E per forza, il lombo può comandare, se no la femmina sarà più fede. Quando l'uomo è nella capa... Ehi, l'uomo non è nella capa, l'uomo è filosofo. Non filosofo. Professore. L'uomo, sono afem, ci metti i ciambombaggi. Ma soprattutto deve essere filosofo, non ho data d'importanza e chiacchiarella. Professore, la donna è misteriosa, è traditore. Qui l'uomo si deve solo scapricciare e basta. Bravo. Professore, vi voglio raccontare un mio capriccio. Da stile a Putignano, una madresta? No. Una povesta di sciù? No. Sapete? Pucce? Pucce? A Dona, quando stavo? Marchita? Oh, stavo? Ma stiamo Marchita? Me lo so sciuto, a caca. What? A what? A caca. A what? A caca. A what? A caca. Vicino a Napoli, con una bella affermo, all'albergo più meglio di casa. Vincenzi, forse non mi credo, ma mi sono stroppo, do 50 malari, da pecca te. Do 50 malari? E dove la piglia? Ma sono venuto non usare una piccola proprietà. Ma tu con la proprietà? Non usare un dei spicchi. Piccioni! Tutti mi vengono usare un dei spicchi? Sì. Poi c'è una bozza non usare un dei spicchi. Sto una tanda cristiana. Cote. Che ti è? Non posso dire? Insomma, tutto il mio, non uso dei spicchi! Sì, ma poi c'è, mi stai guardando, un codice, pof! Ma chi te? Tu sei qualche donna che in mezzo a noi ha commesso un frutto! Ma che frutto è perduto? Professore, come sti offendo? Vicino!
Vincenzino, siete tiso, cresce pensannicchio, la persa non fa. Io ho detto, il rimedio migliore è lo specchio. No, metti denaro lo specchio, io ho perso 250.000 lire, e ci m'importa, non mi passa manco paga, ripeti. Ho perso 250.000 lire, e ci m'importa, non mi passa manco paga. Dopo mi dici. Ci m'ha guadagni. Oh, professore, buonasera. Oh, caro signor Ferdinando. Conoscete il ragioniere Pinto? Oh, piacere. Caro Palmieri. Noi già ci conosciamo. Ferdinando, ho portato alcuni amici miei. Ah, fatta buon, professore. Buonasera a tutti. Ehi, a Caravana, se mangi se bene, un pezzo di pesce a freddo di mio. Voi ieri cortesemente siete venuti a casa mia per invitarmi ad esistere dal proposito di investire quella somma nella fabbrica di Ferdinando De Rosa. Perché? Perché mi dicessero che l'affare l'avrebbe fatto Vincenzino. Io lì per lì lasciai cadere la cosa perché non ci credevo. Però pure Fortenna, qua le cose sono cambiate. Eh sì, perché Vincenzino dopo frattempo è diventata milionario. Fra l'altro si deve imparentare pure con Ferdinando, non so dice caso scusare anche lì. E da lì ho capito che le mie possibilità di concludere l'affare con Ferdinando sono diminuite drasticamente. Dite che svaniscono addirittura. Già, ad ogni modo presso, adesso io qua capato, quando mi scappano sui capchetti, voi dovete persuadere Vincenzino a fare l'affare. Una parola! Presso, ci vuoi incominciare tutti i due a che a Vincenzino a ritrarsi dall'affare e a Ferdinando a chiuderlo con me l'affare? Perché hanno curtato poco, professore? Non attacca, signor Palmieri. Su di me il denaro non esercito nessun fascino, nessuna attrattiva. Se volete che io vi aiuti, sono a vostra completa disposizione. Ma con me, non andate a parlare mai da solito. Mai! Ah, professore, mi posso disobbligare di cassare? In nessun modo, perché le cose che mi interessano, voi non me le potete dare. Non si sa mai dare. E vabbè. Allora vi dico cosa mi potrebbe interessare. Sì. Una bella passeggiata all'aria aperta. Un pisolino fatto sull'erba mentre passare per voi. Una pomata da peppa affacciata alla finestra. Queste le cose, sono le cose che a me interessano. No, a parte gli scherzi. Io mi interesserò della cosa, ma la mia coscienza mi impedirebbe di favorire un affare rovinoso per il signor Ferdinando. È esagerato, affare rovinoso! Come? Voi volete un 35-40% del interesse, insomma? Vabbè, adesso non potevo accordare, che stavolta posso fare pure un 34%. Io questi affari li considero poco puliti, perciò non mi ci metto, ecco! Perciò scusate, sapete come chiamo io gli affari che voi chiamate poco puliti? Rischiosi! Ma capiscete che a parità di tasso, io... Cioè, quando l'affare è rischioso, un tasso di interesse automaticamente più yield. Non capiscete queste cose? Niente poco di meno, è il mescimbolaga con Ferdinando De Rosa, un titolare dalle mani bucate che ormai ha mandato alla deriva la sua fabbrica. Palmieri, e se io inducessi Vincenzino a garantire il vostro credito, allora l'affare perderebbe ogni rischio. Con una garanzia di Vincenzino? Con una firma di Vincenzino. Certo, professore, cambierebbe di parecchio la faccenda. Sì, perché? Ma mette da una botta la firma. C'è un po' di Ferdinando, ma poi Vincenzino. Avete detto bene, è stata una botte di ferro. Io vorrei che do 30%, posso scendere un po' 25%? Palmieri, tu mi scendo 12%, se no i soldi di Vincenzino. O 12? Ma voi che te la contento, professore? Facevo un 15% sempre con la garanzia di Vincenzino, eh? Oh, 12! E mancano centesimi di chiò. Sturto capato, voglio. Professore, no, dico, è la vostra ultima parola. Prezzi fissi! L'accendiamo? Metto già poco! Mi va buco, non so però vuoi che l'affare è magro assai! La campana da adesso sapeva come con sti cose! Mi va buco, c'è la campana! Sta l'annuncio! Sì? Un etnico perché? A me? Sì, non lo sai. Lo capi che so! Ci sono.
ci si parla di tutti? Sì, sì, è dispostissimo a prestarmi che ne so, di 2 milioni, insomma. Meno male, il tempo di e pensare, vuoi dai che mi costa pare che anche bisogno di soldi non si può lì? Ma papà, Ferdinando, ci Vincenzi se sposasse, ti puccengi più un bim, eh? Beh, su questo non avevo dubbi. Vabbè, Ferdinando, com'era facile prevedere, Vincenzi vi presti 2 milioni. Però ho detto a te un pecco di pazienza, a te aspetta 6 mesi di tempo, perché i titoli e lo svincolo del testamento richiedono questo. Quanto? 6 mesi. Professore, ma non è che non siete capito buono? No, 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 non siete capito buonissimo. Proprio stamattina Vincenzo inizio da un'unità, ho detto bisogna aspettare Sinis. E io come faccio, professore, come faccio? Non è che si potrebbe affrettare la cuccia, sai? Una polizia di tecnica, 20 tecnici massa. Ferdinando, ci tenete i timbri, state ieri, insomma. Se ne siete timbri, non becca di pazienza, non ci preoccupa, non mi risolvo il problema. Quando dice i detti antichi non si sbagliano mai, chi di speranze vive disperate pure. A mara c'ha aspetto un panascamento. Ferdinando, oui. Ma voi quando vorreste pagare di interesse sopra 2 milioni? C'è vecchia dece, professore, c'è vecchia dece. Io voglio pagare un interesse ragionevole. Intorno a 15-20% massimo. Io ne parlo di 30-40%. E se capisco non lo fa la mente. Ferdinando, e te posso fare 2 milioni al 12%. Possibile, da che? Da Palmito. Professore, professore, buono che non c'è, cosa mi stanno a fare, grazie. Il pulo, tratta mostesca con il gemmino. Proprio voi che fanno da parlare, è dispostissimo a prestarvi quei soldi. Però voi che è una garanzia di Vincenzino. E Vincenzino? Vincenzino lo fa, però... Però? Però Vincenzino non può mettere a ferma senza sapere a sua volta che va incontro un pericolo. Professore, questo pezzo è buono, è una miniera d'oro. Capita, come si dice, per babola, di parola su parola. E vabbè, questo che significa? Faremo seminare da Vincentino tutti i libri contabili del pastificio, le fatture e i libri pari. Così lui si renderà conto che l'azienda in attivo in a due chiacchiere. Non basta nemmeno questo, Vincenzino vuole delle garanzie concrete, può tenere cosa caspita da pezzi, insomma. E quale pezzo? Un pezzo di spendito stroce. Lo sapete meglio di me che un'azienda anche se va bene, ma ho pensato pochi rimane bucati, permettete! Io ragiono, professore. Vi do la mia parola che mi metto a posto qua a capo. E quando Ferdinando De Rosa dia una parola, e che è sano? Ferdinando, qua non si tratta di parole, qua ci vogliono i fatti. Vincenzino è un ragazzo prudente e poi con i piedi di piombo. E se voi affidate vostra sorella, vi fa piacere che lui tutela il suo patrimonio. Beh, stufati, via! Ferdinando. Oui. Io ho un'idea. È un'idea che mi è venuta a me già sottoposta a Vincenzino. Sì. E Vincenzino in linea di massima accetta. Voi gli date la direzione amministrativa del vostro pastificio. Vincenzino incassa, paghi tutto il vostro interesse e contemporaneamente anche il suo. Insomma diventa il vero gestore del pastificio, con una funzione di controllo su tutte le operazioni commerciali. Alla fine del mese voi prelevate il vostro stipendio e Vincenzino preleva il suo. Solo così Vincenzino avrà la sicurezza che non ci sono dispersioni o fughe di nessuna sorta. Mi sono spiegato? Professore, all'idea non mi dispiace, sei stato ben caro. Pensateci con come, tanto utile butte niente. No, no, c'è che pensare a uno. Prima cosa mi sembra una proposta più che giusta e ragionevole. Io una casa impegna a rispondere per una cifra di una certa importanza. O canato. Una canata, frate me, con giusta ragione, quella che sta qui spadossa tua. E poi, caro professore, e non tengo tempo da perdere né strada da scegliere. Io non mangio sta manetta o mi cerco da finestra, non si c'è fatto. Ma cercate da finestra? No, no, chiamo sabato un ragionino e faccio un contratto. Aspettate un momento, Ferdinando. Vedete se va bene questo. L'avete già fatto? E come sapevate che gli accettasse? L'avete detto voi stessi, o mi mangio sta menestra, o mi accetta dalla finestra. Professore, è una storia che capisci di un nodo. È sto caccato di nuovo, a me parca per buco. Voi non fate legge, non devo ragionire. Ragioniere! Achille! Eccomi, Ferdinando! Ragioni, dicendo questo contratto e vedi se va bene la sostanza. Date a me. E io sto d'accordo con il professore. Professore, dice se va? Vincenzi. Con una butta. Che scarpa? Un venduto, no, sì. Vabbè, Vincenzi, Ferdinando e Palmieri sono d'accordo su tutto quanto avevamo convenuto. Hai capito?
Ferdinando mo capiscevano, Palmir ve prestito milioni, voi li rilasciate altrettanto effetti in bianco con una garanzia di Vincenzino. Vincenzino a sua volta assumerà la direzione amministrativa del vostro pastificio e con uno stipendio che andremo a stabilire che non deve essere inferiore al vostro. Siamo d'accordo? Non più e nemmeno. Per me problema nessuno. Come vi firmate gli effetti, vi verso la somma pattuita. A posto. Allora non ci resta che firmare. Ragione, tu stai cambiando. Ferdinando, su Rigo Grande. Una volta, La seconda. Ah, benissimo. L'affare è quasi concluso. Manca scatto la valle. Chi cavolo? La valle di Vincenzino. Perché ti chiedi questo brutto muro? Questo cavate no? Oh, un cavate se ne fucile! Certo! Ragione, mi piace spiegare! Italiano, l'avallo, la firma, dà la garanzia! Di Vincenzino! Firmate! Indina la ferma, dove c'è un cavate, frate me, Ma era tua l'avallo! Vincenzino, la ferma! Dove? Rigo piccolo! Qua? Sì. Così? A V maiuscolo! Sì, sono tutto professore su! Va bene? Sì. Ah, benissimo, che sui vai, ragioni, poi la sei. Affare fatto? Signor Ferdinando, signor Ferdinando, io ero Mazzul! Finalmente io! Palutra sei, palutra sei! Putto il tuo salone! Questa sera tu fai sta grande! Se suona, se balli, puoi mai! Gli abbiamo festeggiato una cosa importante! Vincenzino! Ci abbiamo festeggiato un coso! Un coso, un potenziamento puro! Ah, sì! E la salvezza del prestigio di Ferdinando! Va, bu, va! Beh, mo pigliamo un cerrazzarrapatore! Come accompagnare il tunato! Ciao! Salute! Salute!
me altrimenti. Non è no. Il vino è un paradiso. È il miglior amico. Meglio della te. Ma solo tu. Solo tu. Lasciando stare niente. Il vino è un profumo. È qualcosa che ti fa suscitare. Sì, i muti. E c'è fare? Un uomo che è d'embriaco? C'è sembriaco da me, c'è sembriaco da grandezza, c'è sembriaco da brutto, c'è sembriaco da chiacchia. Ehi, ma embriaco da me. Ah, salut! Oh, ah, salut, vieni con te. Salut, quello. Ehi, ma salut, adesso. Ma non lo siamo fatti, non sa quello. Sapete già, quello sapete. Ah, ma lasciate dare a me già, non sa quello. Salut. Professor, ci vesti che stiva a ciccioliare con Ferdinando i cupalmi e successe qualche cosa che ha dovuto Pasqualino che ha ammazzato il forte. No, parlano da solo. Sempre da sotto, non fanno altro che parlare di sotto, mentre sono tutto condannato a morte. Ma voi immaginate un condannato a morte, capo tutta la notte secondo i soldi cadi, i piso si scordano le cose vere della vita, a farsi accarezzatoso, a pigliare sonno sotto la luna, a far l'amore sotto le stelle. Queste sono le cose vere della vita, mentre che te pensi sempre so. Bravo, bravo, professor! Bravo, professor! Professor, i soldi non servono, sono una schifezza. Però tutti i settimane uso quattro biglietti. Ma non sono i soldi che mi seducono, è quel poco di emozione che ancora puro. I soldi sono una parola, una convenzione stupida, il nutroc. E talmente nutroc che Vincenzina senza soldi ha dato a tutti l'illusione d'averne. I suoi sitere che senza soldi vivono come se ne avessero, mentre sono tanta cristiana carica spazzata soldi e vivono come multa da fame, come macchiere che non è nato. Da pare che ci vuole fare soldi non le resta fatte. Marchiteo, tu sei fa scopi ma pute cate. Certe volte per fare soldi, non c'è bisogno di una quarta sì. Bastano quattro carte qualunque, corre che c'è in un petto di cervico. Da pare che non tieni, da pare che ci vuole fare soldi non le resta fatte. Ci sono da cusse, c'è voglio rumane. Dice per combinazione avesse affana qua dietro. E pigli i soldi, in media strocero tutto andando. Cuccia la mano, quando mi sveglia. E beato. E respravi. Non i soldi. Bravo, 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 bravo. Aspetta, Vincenzi. Martite, dai gentrichi i soldi a Vincenzi. Andiamo un pochino, non tu si bavella. E allora, non dici strada? A come la nostra? Che è mezzo buono? Manco tu che bene! E c'è qui, che sono falsi! Che sui soldi che Alfredo ci mette un bacio a violetta da radia. Professor, il levete da davanti? Per Vincenzi, a un certo momento da lì ce ne andavano l'eredità. Muovino va a nere! Io venuta, Venuta. Ma se te raccontiere, Gaetano, facciate già badare, accumi, non te ne si accorto quando sono uscito andare in ceretto. Io sono Vincenzino va a nere, fu Alfredo, Vincenzi, mo mi hanno chiamato anzi. In gelo con il professore ho sistemato tutte cose. Domani è giovedì e quando veniamo invece il professore, ti ha ragione tu. I soldi non servono a noi. Quello
in modo che si sistemate. Non c'è montagna a capo con macchina che hanno fatto sotto. Tienilo bene in mente. I soldi non hanno dato mai la felicità a nessuno. Gli ha ricordato la sera. Professor, ti ha ragione. I soldi non hanno dato mai la felicità a nessuno. Specialmente quando sono pecco.